Dobbiamo fare un grosso in bocca al lupo a Lorenzo Sibilano, no? Con Davide Dionigi sulla Ma che panchina scherzi. del Varese. Però torna a Bari fra un po', perché il Varese gioca a Bari, no? Giusto? Giocherà a Bari fra qualche Sì, settimana. No, sono contento quindi perché Lorenzo è una molto persona seria. competente, sì. È una persona seria, competente, è una bella coppia di persone per bene, Dionigi e Sibilano. Gli auguro ovviamente di salvare il Varese. Trovano Borghese lì, peraltro, Sì, il mio Borghese. amico Borghese. Staremo a Vabbè. E staremo a poi vedere litigai con poi. Angelozzi. Lo sai che la lite con Angelozzi fu dovuta a Borghese perché io difendevo Borghese. Poi alla fine anche con Angelozzi ho litigato, voglio dire, però adesso. Come dire, poi ci siamo chiariti, queste cose fanno parte anche purtroppo quando devi dire le cose, noi poi io ho la dolce condanna di andare in onda ogni giorno, le Sì, cose le devo le dire, devi questa non può dire. essere una trasmissione di cronaca e basta, deve essere anche una trasmissione di opinione. Poi da quando mi hai relegato al ruolo di ospite lunedì sono costretto a dire quello che penso ogni lunedì senza mezzi termini. Assolutamente. È cambiata invece la storia di Zavettieri all'Aquila, perché Ma sai che purtroppo non l'ho sì. capita sta storia? È È vero che stato nelle ultime quattro praticamente partite esonerato, sì. due pareggi e due sconfitte, però aveva preso l'Aquila che era terz'ultima in classifica e l'aveva portata addirittura al terzo posto a un certo punto. Ora era fuori dalla zona playoff, non Però. capisco però, non conosco cosa accade. So che i tifosi si erano molto. Perché hanno perso credo con una delle ultime squadre in classifica, se non sbaglio, una squadra che era in fondo alla classifica, forse l'ultima addirittura, e so che i tifosi avevano chiesto chiarimenti ai calciatori. Che ti devo dire? Vabbè. Non lo so, mi dispiace perché comunque meritava almeno di chiudere la stagione. Un'altra telefonata, pronto? Sono Francesco da Bari. Ciao Ciao Francesco. Francesco. Sì, solo per dire questo, due cose alla società. Una sui rinnovi, perché è vero che Galano scade nel 2016, quindi possono già fare qualcosa quest'anno, perché Galano, ha ragione Enzo, è veramente Sicuro un ne talento. saranno già E parlando. ricordo anche che scade il contratto di Guarna. Nel 2015, che è un serio portiere per la Serie B e anche eventualmente per la Serie A. E poi il discorso di Avellino, il tifoso che ha chiamato prima, ha ragione nel chiedere questa cosa perché il settore ospiti di Avellino è solo di 800 posti e 800 posti a fronte di quella che sarà la richiesta, credo che anche attraverso una vostra trasmissione, che è un punto di riferimento anche per noi tifosi, ma anche Bisogna per la vedere cos'è società. accaduto all'andata, perché l'andata l'Avellino era nel settore ospite e basta, cioè non venne data una Sì, curva sì, intera. sì, Di sì, sì. solito c'è una sorta di reciprocità in questi casi. Non lo so, è chiaro che i baresi potrebbero andare anche in più di 800 ad Avellino, anzi sicuramente più di 800, però seguiamo gli sviluppi e ovviamente anche noi faremo la Sì, nostra andiamo con parte quel attiva. dettaglio. Enrico Guarna durante il 91esimo minuto è praticamente detto con lui in porta mi sento più Guarda, sicuro. ha fatto due uscite un po' strane, se vogliamo, però nel complesso è un portiere che mi infonde sicurezza, devo dirti la verità. Mi sento tranquillo, gioca con una leggerezza che mi fa sempre ben sperare. Sarà perché ho il ricordo di Guarna dello scorso campionato, di quella fase dove sembrava addirittura imbattibile, però mi sembra più sicuro, ha più personalità, mettiamola così, di Donnarumma, se vuoi sapere la mia. Enzo, ti preoccupa la contemporanea assenza di Contini e Rinaldo squalificati adesso che si era trovato comunque un assetto importante in Io te difesa? l'ho detto, i due mi danno anche loro sicurezza, sono due giocatori esperti, però ancora con la gamba giusta. Però è anche vero che può essere un ulteriore esame per il Bari. Quando le squadre vanno bene, cominciano ad andare bene, chi metti e metti, il meccanismo funziona. Quindi se riuscissimo a superare l'esame Catania, che poi il Catania viene senza attaccanti, non dimentichiamolo, anche Beh questo sì, Calaio va Maniero sottolineato, perché sono non so chi assenze faranno giocare in pesanti. avanti, ma nel momento in cui mancano Maniero e Calaiò, resta Rosina che è un trequartista, un esterno, insomma non è un attaccante, è una prima punta, non so chi metterà davanti Marcolini. In ogni caso, guardate, è sempre, dimenticate, lo scorso anno a un certo punto, entro Ciani, a noi Ciani era sembrato un mezzo bidone, lo vogliamo dire con molta franchezza, era sembrato un mezzo bidone a un certo punto. Nella fase cruciale della stagione Ciani ha fatto dei gol fantastici, quindi Bellissimi, vero? vuol dire che quando gira, gira per tutti. Eh sì, bisogna vedere, c'è cioè Benedetti, Camporese e Beh, Rada che si non sono giocatori giocheranno. malvagi, io Sì, sono sì, dell'idea, sì, ma sì. questo lo dico, me ne siete testimoni, perché qualcuno potrà dire cambiate idea. No, io ho sempre detto a proposito dei giocatori del Bari che il problema non sono i giocatori, perché come rosa il Bari ne può fare due per la Serie B, può fare due squadre in Serie B con i giocatori che ha. Il vero problema era la mancanza di un'idea. Avevo la sensazione, l'ho sempre detto, o Sì, no, sbaglio, certo. che mancasse un'idea intorno alla quale far ruotare questi giocatori. I giocatori per la media della Serie B bastano e avanzano. Il Bari è una squadra da terzo o quarto posto in Serie B per rosa, ma con la spinta dei tifosi, con l'entusiasmo che è unico a Bari, puoi fare anche qualcosa di più. Non mi dire che il Bari non ha
la rosa all'altezza dell'Avellino. Ma li avete visti i giocatori dell'Avellino? Sapete chi sono? La storia dei giocatori dell'Avellino. Quindi il problema. Però hanno consolidato il progetto di Rastelli lo scorso anno, una squadra che sa i propri limiti, perché l'Avellino è una squadra che, mi avviso, e io anche qui sono fiducioso, se noi dovessimo fare risultato col Catania sarei fiducioso anche per la gara di Avellino, perché l'Avellino mi sembra una squadra che gioca a muro con l'avversario e poi va a far male, perché sono bravi nei calci piazzati. Eh sì, poi c'è quel Castaldo che comunque trova il gol con facilità. Hanno anche quel ragazzo che ha fatto gol contro il Bologna, che è bravo. Però al di là di questo, è una squadra che fa fatica in casa, perché non è una squadra che ha questo gioco brillante, spumeggiante, è un gioco, però sono molto rognosi, solidi in trasferta, fanno molti punti anche in trasferta. In casa, però in casa, ad esempio con la Ternana, avete visto, 1-1 ed è rimasta lì bloccata la partita per un'ora, non è che sono dei fenomeni. Un ascoltatore in linea, poi abbiamo anche un servizio legato alle figurine Panini realizzato da Barbara Cirillolo. È vero, lo vediamo tra poco. Un ascoltatore, pronto? Carissimo Cristian, carissimo Enzo. Ciao, caro. Vito da Palese. Ciao Vito. Sono perfettamente d'accordo con le cose che dice Enzo. Evviva. Perché dice delle cose lungimiranti. Senti, grazie, il fatto che se noi avevamo la banchina che abbiamo quest'anno, l'anno scorso, sicuramente quest'ora stavamo in Serie A. Non ci dimentichiamo la frittata che fece Samnik ai playoff al 92esimo. Poi sono d'accordo sia sul fatto di Saudone, che merita un applauso, perché è stato il promotore di quell'entusiasmo che ha creato. Non dimentichiamo quei giorni, non dimentichiamo mai quei giorni, perché quei giorni ci siamo serviti di insegnamento. Eravamo con, non sott'acqua, di più. Anni, io ho 60 anni, 50 anni di stadio, ho vissuto delle emozioni bellissime come le hanno vissute i tifosi baresi. Grazie. Non so se siamo pronti con il servizio sul Tour Panini. Per intanto ti chiedo, Enzo, qual è stata la figurina maggiormente che non trovavo mai. Vuoi sapere quello che non trovo mai? Quale? Che è incredibile, perché poi ha giocato nel Bari. Punziano, quando giocava nel Napoli, era uno con i capelli rossi. Io non lo ricordo. Nel Napoli, non riuscì per due album consecutivi, non ho completato la raccolta per Punziano, tant'è che quando venne a Bari si posava una fotografia che mi serve per completare la raccolta. Bella questa. Siamo pronti con il servizio realizzato da Barbara Cirillo. Scambio delle figurine, la disciplina più amata dai bambini italiani, ma anche dai loro papà. Prima lo si faceva nei cortili o tra i banchi di scuola, ora è la Panini che va a bussare alle porte delle principali città d'Italia. Edizione speciale del Tour, quest'anno a Bari, allestito alla Sala Murat e organizzato in collaborazione con la mostra Eroi del Calcio, che ha chiuso i battenti il 1 marzo con un bilancio più che positivo. E i numeri hanno fatto sorridere anche nel weekend, in cui appassionati di figurine dei calciatori si sono dati appuntamento nel cuore della città per scambiare i propri beniamini patinati con quelli di altri collezionisti o con lo stesso staff. Ma non solo. Due novità hanno atteso i baresi, che sono stati accolti dalle gigantografie di due eroi del calcio in biancorosso, Igor Protti e Klas Ingesson. La prima riguarda proprio la storia del Bari, a cui è stata dedicata un'apposita sezione. La seconda, invece, le Figuriniadi, un campionato nazionale di giochi con le figurine che ha divertito bambini, ma soprattutto i loro genitori. Un'affluenza, quella barese, che ha stupito ancora una volta il mondo Panini, rappresentato dalla responsabile marketing Milena Colombini. Noi siamo sempre molto contenti dell'accoglienza che ci riserva Bari, e come avete potuto vedere anche quest'anno tantissima gente. Avete reso omaggio a due grandi campioni che hanno fatto la storia del Bari. Sì, assolutamente, questo è stato il nostro intento, e questo per onorare appunto il piacere che noi proviamo tutte le volte che incontriamo questa città e i collezionisti che hanno veramente una grandissima passione per il calcio. Io ho due figlie femmine, Alessia e Angelica, per cui non faccio la raccolta delle figurine per loro, però dei miei amici che hanno dei figli maschi, che comprano le bustine per i loro figli, però il sospetto che la raccolta la facciano solo, sia un paravento, perché fondamentalmente anche continuano a farla loro, 50 sì. anni continuano a fare la raccolta loro. È sparita la figurina di Antonio Cassano, ormai destinata a restare praticamente nel suo salotto di casa. Ma tu mi vuoi per forza tirare, oggi sono stato tranquillo. Qualcosina devi dire. No, Cassano, vabbè. Ma devo dirti, non ha dato niente al Bari, cioè devo dirti la verità, ha dato a Bari nel senso società, perché la sua vendita 60 miliardi. Poi alla fine, francamente, cosa ha dato Cassano al Bari? Sì, una grande emozione con quel gol con l'Inter, poi l'anno dopo siamo retrocessi con lui. Quest'anno, a mio avviso, capisco la moglie, capisco tutto, però
una mano al Bari avrebbe potuto anche dare, eh? Io per molto meno la darei una mano al Bari, eh? Per molto meno. Tanto per la mia, eh? Senza una toglia, poi rispetto al parere di Antonio Cassano, a meno che non ci siano dei motivi a noi nascosti, e a quel punto alzo le mani. Ma se il problema era trasferire moglie, bambini qui a Bari, io ripeto, io e molti altri baresi per molto meno l'avremmo fatto. Tanto questo pomeriggio conferenza stampa di Davide Nicola, dunque la mostreremo comunque nella puntata di domani. Ultimi 30 secondi, Enzo, poi chiudiamo. Vincere. Guardi, ho cominciato il pezzo su Repubblica e sono due. Mi sono ripromesso che andrò avanti così sino a quando arrivano le vittorie. Cioè i pezzi cominceranno sempre, sono due, sono tre, sono quattro, sono cinque. Mi auguro di non finirla mai, speriamo bene. Perfetto, un grazie a Enzo Tamborra, grazie anche a voi, a domani con il Bianco e il Rosso TV Sport. I got a feeling.